Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro quali sono tutti i prodotti, tutti gli ingredienti che io acquisto al supermercato per fare le pulizie di casa. Come vi avevo già accennato tempo fa, io non acquisto i prodotti per la pulizia della casa perché utilizzo appunto ingredienti naturali, completamente ecologici e con questi vado a realizzare dei prodotti per la pulizia appunto fatti in casa. Nel video di oggi appunto vi mostrerò quali sono gli ingredienti che acquisto, diciamo la mia lista della spesa. Per le ricette quelle ve le mostrerò in altri video, infatti lascio il compito a voi di lasciare sotto i prodotti per la pulizia che usate maggiormente, oppure quali sono i vostri prodotti preferiti, o più semplicemente quali sono le ricette che volete vedere. E niente, come vi stavo dicendo, io al supermercato non compro detersivi o comunque non compro detersivi già pronti, ma compro degli ingredienti di base che poi vado ad utilizzare per realizzare i miei prodotti fatti in casa. Non ho un ordine in cui dirli, quindi li dirò in ordine sparso e seguendo la lista praticamente in base a come mi sono venuti in mente. E come sempre, se ho dimenticato di dire qualcosa lo scriverò giù nell'info box. Ma prima lasciate un mi piace al video se volete altri video riguardanti le pulizie di casa o semplicemente per sostenermi, e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Allora, partiamo. Cosa compro al supermercato? Dunque, l'alcol è tra tutti gli ingredienti di cui vi parlerò oggi praticamente quello più costoso. Utilizzo ovviamente l'alcol alimentare, mi capita di utilizzare anche l'alcol rosa per i prodotti che consumo più spesso ovviamente, ma solo per i prodotti che consumo più velocemente e semplicemente per non usare una quantità smisurata appunto di alcol alimentare, perché costa davvero parecchio. Utilizzo l'alcol soprattutto per la pulizia delle superfici, quindi in linea di massima per realizzare gli spruzzini, per capirci. Sapone di Marsiglia. Il sapone di Marsiglia lo compro per pigrizia, perché comunque è possibile realizzarlo a casa con pochissimi ingredienti e in pochissimo tempo, ma per questioni di pratiche e di velocità spesso mi ritrovo a scegliere di acquistare il sapone di Marsiglia già pronto piuttosto che realizzarlo da sola, quindi diciamo che questo è un prodotto che io acquisto che però non è necessario acquistare per le pulizie, perché è possibile realizzare in casa anche questo. E ovviamente il sapone di Marsiglia va bene non solo per le pulizie della casa, ma anche per la pulizia del bucato, quindi insomma è davvero un ingrediente multiuso e che va bene per moltissimi prodotti appunto per la pulizia. L'aceto è uno di quegli ingredienti che io utilizzo a litri. Davvero, quando vado al supermercato e mi vedono prendere 10 bottiglie di aceto, mi guardano come se fossi un'aliena. L'aceto è uno di quegli ingredienti che davvero si può utilizzare per realizzare mille e mille cose. Uno di quegli ingredienti proprio più che si può utilizzare in quasi tutti gli ambiti, perché comunque lo utilizzo per la lavatrice, per la lavastoviglie, per i pavimenti, per le superfici, per i vetri. Per davvero, praticamente lo uso dappertutto, è molto economico, infatti come vi dicevo prima ne uso a litri, e soprattutto è un ottimo disinfettante. Il carbonato è uno di quegli ingredienti che anche qua ha molti utilizzi. Io lo utilizzo soprattutto per la lavatrice, ma anche per la pulizia del bagno e per la pulizia delle stoviglie. Non è uno dei miei ingredienti preferiti perché ci vuole un po' di pazienza, diciamo, con questo ingrediente, perché non ha un effetto immediato, però i risultati si vedono e sono molto molto buoni, pari a quelli dei detersivi appunto classici. Il percarbonato lo utilizzo praticamente quasi come il carbonato, solo che ne utilizzo molto di meno perché è molto più potente rispetto al carbonato. E in linea di massima lo utilizzo, diciamo, per il bucato.
E a volte appunto mi capita di utilizzarlo anche per i piatti e per il bagno, ma comunque rispetto al carbonato in dosi molto molto minori, appunto perché è più potente. Acido citrico. L'acido citrico è uno di quegli ingredienti che conosco da molto, ma che ho incominciato ad utilizzare da poco, sempre per pigrizia, perché fino ad oggi, diciamo, tantissime cose che potevo fare con l'acido citrico, l'ho fatto con l'aceto, ma a distanza di tempo ho deciso che era ora, insomma, di fare il passo successivo e di cominciare a utilizzare l'acido citrico, anche perché comunque i risultati sono migliori. E questo lo utilizzo sia come ammorbidente che come brillantante, che per la pulizia di tutti i piani in acciaio e anche come disincrostante, ed è ottimo anche per la pulizia del bagno. Il limone è un ingrediente che a me piace tantissimo, e del limone utilizzo sia il succo che la buccia. Per la buccia la utilizzo diciamo in infusione, si può dire così, per far disperdere tutti gli oli essenziali che ci sono all'interno della buccia nel liquido o comunque nel prodotto che vado a creare, mentre il succo lo utilizzo in linea di massima come l'aceto, in linea di massima più o meno come l'aceto, oppure per il bucato, per sbiancare il bucato o per togliergli determinate macchie che con altri ingredienti faticano ad andare via. L'acqua ossigenata è un altro di quegli ingredienti che faccio fatica ad utilizzare, ma che ha risultati molto molto buoni. Questa va benissimo per eliminare la muffa, va benissimo per disinfettare le superfici, va benissimo per sbiancare il bucato. Ma io ho molta difficoltà a trovarlo qui nella mia città, sono costretta ogni volta ad acquistarlo online e ogni volta quando mi rendo conto che effettivamente mi serve e che l'ho finito, non ce l'ho a portata di mano e quindi mi ritrovo senza, insomma, ma proprio perché non ho la possibilità di acquistarlo qui nella mia città. E online, per acquistarlo online ovviamente sapete che non arriva immediatamente a casa, e a me quando serve, mi serve subito, insomma non dopo 2 o 3 giorni, e quindi è questo il motivo per cui faccio fatica ad utilizzarlo, ma non perché non sia un buon prodotto, anzi. Il sale lo utilizzo in moltissimi modi, va benissimo anche per la lavatrice, va benissimo per la lavastoviglie, e lo utilizzo anche per la pulizia della cucina perché ha una sorta di effetto scrub, diciamo, e allo stesso tempo dolcifica, diciamo così, l'acqua che qui a casa mia è davvero molto molto calcarea. Il sapone per i piatti lo utilizzo quando non utilizzo sapone di Marsiglia perché ha una consistenza diversa e riesco ad utilizzarlo in modi diversi rispetto a saponi di Marsiglia, che con il quale mi trovo benissimo, ma che non riesco ad utilizzarlo per ogni cosa. Il sapone per i piatti mi dà quel qualcosa in più che il sapone di Marsiglia non mi dà, non perché appunto il sapone di Marsiglia non sia buono, ma perché è formulato in una maniera diversa. E il sapone per i piatti lo utilizzo poco comunque, e di solito lo utilizzo a gocce, diciamo così, a cucchiaini, ecco, non di più, quindi ne uso molto poco, e lo uso anche qui per smacchiare il bucato, oppure per la lavastoviglie, oppure per la pulizia del bagno o per la pulizia della cucina. E mi capita a volte di utilizzarlo anche per gli spruzzini e per la pulizia dei pavimenti, insomma, è un prodotto che utilizzo un po' per tutto, ma comunque sempre a dosi molto molto limitate. Preferisco utilizzare il sapone per i piatti già pronto piuttosto che realizzarne uno, proprio perché è più comodo e più veloce e perché contiene determinati ingredienti che al supermercato non si trovano e che sono costretta ad acquistare online, e quindi per comodità utilizzo il sapone per i piatti. E
Ultimo ingrediente che acquisto, però questo lo trovo solo in nei supermercati tipo il Natura Si, oppure in farmacia o nelle erboristerie, e sono gli oli essenziali. Gli oli essenziali non sono necessari per la realizzazione dei prodotti per la pulizia della casa, ma ovviamente sono un qualcosa in più, un'aggiunta di efficacia ai prodotti. Per esempio, che ne so, per esempio il tea tree è un ottimo disinfettante che io utilizzo sia sulla lavatrice che sulla lavastoviglie, che per i prodotti per la pulizia in generale praticamente ovunque. Oppure l'olio essenziale di limone, che come vi ho detto prima utilizzo molto di più la buccia piuttosto che l'olio essenziale perché è più economico, ma è anche quello un ottimo disinfettante, poi è uno sbiancante, ma anche il profumo, anche solo per la profumazione, quindi che ne so, potrei utilizzare dell'olio essenziale di menta, che tra l'altro aiuta anche a scacciare gli insetti, oppure la lavanda. Ovviamente, come dicevo prima, in base all'olio essenziale che utilizzo cambiano le caratteristiche del prodotto, ma possono essere utilizzati anche solo e semplicemente per dare una profumazione in più. E niente, questi sono i 12 ingredienti che io acquisto al supermercato al posto dei detersivi, al posto dei detergenti e qualsiasi altro detergente per la casa. Adesso fatemi sapere voi sotto nei commenti quali sono gli ingredienti che utilizzate invece voi per le vostre ricette per la pulizia della casa, quali invece sono le ricette che volete condividere che utilizzate per la pulizia della casa, quali sono le ricette che volete vedere nel canale che utilizzo io per pulire appunto. E niente, con questo è tutto, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!